Nel video precedente abbiamo visto come realizzare il panettone e il pandoro e ovviamente serve il lievito madre. Ma voi mi avete chiesto, per chi non ha il lievito madre deve rinunciare? Assolutamente no. Oggi vi faccio vedere come realizzare il panotun, il mio non panettone, dove si utilizza il lievito di birra, all'interno non c'è né ovetta né canditi, sopra la grassa e con le mandorle e lo zucchero e soprattutto è un impasto tra il panettone e il pandoro, soffice e profumatissimo, scopriamolo insieme. Per la biga mettete in una ciotolina la farina, lo zucchero semolato, il lievito di birra, mescolate bene insieme, aggiungete l'acqua, impastate velocemente, formate una pallina roteandola tra le mani, rimettete nella ciotolina, coprite con la pellicola, fate lievitare un'ora e mezza fino al raddoppio. Una volta raddoppiata riprendete la biga, unite a questo impasto l'acqua, il lievito di birra, lo zucchero semolato, sciogliete leggermente, aggiungete il tuorlo d'uovo e mescolate bene insieme. Solamente alla fine unite la farina, mescolate bene con la spatola, formate un impasto. Questo impasto chiudetelo con la pellicola, fatelo riposare per 2 ore finché non sarà triplicato. Appena questo impasto è triplicato, prendetelo, mettetelo in un'altra ciotola più grande e dovete aggiungere l'acqua, lo zucchero semolato, la farina, i tuorli d'uovo, impastate prima con la spatola, poi a mano, formando bene una palla. A questo punto coprite con la pellicola, fate lievitare per 3 ore finché non sarà triplicato. Quando l'impasto è triplicato, prendetelo, mettetelo nella ciotola della planetaria, versateci la farina, le uova intere, i tuorli, lo zucchero semolato. Cominciate ad impastare per 6-7 minuti finché non si forma una pasta molto grezza. A questo punto aggiungete lo zucchero semolato, il mix di miele, scorza di arancia, scorza di limone e vaniglia. Impastate per 5-6 minuti finché non si forma l'impasto leggermente liscio. A questo punto dovete aggiungere il burro morbido in 3 volte. Aspettate che ogni parte sia ben assorbita prima di aggiungere la successiva. A fine impasto di circa 10 minuti otterrete una pasta molto liscia che si staccherà dalle pareti. Rovesciatela sul piano imburrato. Con le mani, anche se imburrate, fate 3-4 giri di pieghe. In questo modo la pasta prenderà forza e diventerà ancora più liscia. In questo modo. Come potete vedere, la pasta è bella incordata. A questo punto rodeate l'impasto tra le mani, formate una palla, fate riposare 40 minuti a temperatura ambiente. Dopo riposo, birlate di nuovo il panettone, dategli una bella forma rotonda e mettetelo in uno stampo. In questo caso ho scelto quello da budino imburrato, oppure potete scegliere il classico pidottino di carta. Metteteci l'impasto, fatelo lievitare per 8-10 ore finché non sarà 1 centimetro da bordo. Preparate la glassa mescolando la farina di mandorle, lo zucchero semolato, l'amido di mais, mescolate con una frusta. Aggiungete gli albumi, mescolate bene e otterrete una glassa molto densa. Quando il panettone è lievitato, mettete in superficie la glassa con l'aiuto di un sac à poche e cospargete con un cucchiaio e spolverate con le mandorle a filetti, le mandorle intere grezze, la granella di zucchero e fate cuocere in forno statico a 170 gradi per 50-55 minuti. Sfornate e fate raffreddare nello stampo. Appena è freddo, rovesciatelo, toglietelo dallo stampo e a questo punto il vostro panettone, il non panettone, è pronto da portare in tavola. E vi assicuro che otterrete un prodotto veramente morbido, profumatissimo, un mix perfetto tra panettone e pandoro. Ovviamente lo potete arricchire anche con gocce di cioccolata, canditi, uvetta, quello che preferite. Vi assicuro che farete un figurone.